Beh, io aggiungerei che nessun governo e nessuna istituzione si è preoccupato di Moussa prima e dopo. Quindi non è un caso che qui ci siano persone comuni, associazioni e ci siano i loro connazionali, i guineani di Torino e del Piemonte, che qui ovviamente sono rappresentati in piccolo numero, evidentemente, si faranno carico di riportare alla famiglia, al padre, alla madre e ai fratelli il corpo di Musso, che sennò sarebbe stato dimenticato. Abbiamo fatto una cosa simile non più di un mese fa, riportando dopo un anno due corpi di tunisini che erano spiaggiati, come si dice adesso, in Sicilia. Con grandissima difficoltà la madre li ha ritrovati e dopo più di un anno siamo riusciti a riportarli nella loro terra. Questo è un simbolo minimo di umanità al quale però vediamo che governi, istituzioni, parlamenti non si preoccupano. Continuiamo a parlare di Fortezza Europa e a tutti gli effetti è una fortezza. Questi sono i luoghi di questa Europa, buchi neri dove la legge è addirittura oltre, anche gli avvocati, i giuristi hanno problemi a capire come viene regolamentato questo sistema. Una fortezza che ha deciso di far morire le persone in mare. Quando malauguratamente muoiono qui, beh, muoiono lì dove sono. Meglio se muoiono su un greto di un fiume, come è successo in Val di Susa tempo fa, e anche lì di nuovo le associazioni di volontari si sono preoccupati di dare una sepoltura a quel ragazzo. E questa è la situazione drammatica di questo paese, e queste persone che sono venute per trovare un posto migliore, a volte si scontrano contro un posto che è diventato addirittura peggiore della loro terra. È decisamente una vergogna. Vi trasmetteremo il conto corrente con l'avvocato parlavamo di una cifra intorno ai 6.000 euro. Lo abbiamo fatto con i due tunisini, però ovviamente la questione è diversa e lì sono stati 12.000 euro per i due, ma perché erano già stati cumulati, quindi sono operazioni in più. Qui la prima cosa che ha chiesto l'avvocato è stata quella di non seppellirli, di attendere la raccolta che finirà l'11 di giugno, proprio per dare la possibilità alla salma di rientrare nei tempi anche sanitari consentiti. È vero che la famiglia ha scritto un documento molto interessante sulla decisione di far rientrare Moussa a Conakry? L'avvocato ce l'ha e l'abbiamo visto, è una lettera bella, Sì, la famiglia ha bellissima. deciso ovviamente ha chiesto di far rientrare Moussa a Conakry, credo che sia legittimo, che sia un loro diritto. Anche su questo è significativo che la società civile italiana emigrante, nativa e non nativa, che deve farsi carico anche di questo, perché evidentemente ormai anche su questo gli stati, che siano il nostro, che siano quello della Guinea, non intervengono, quindi non danno sufficientemente peso evidentemente alle persone. Credo che però tutti insieme possiamo farcela sia a riportare Moussa a casa, sia dare un segnale significativo di che qualcosa potrebbe cambiare.